Ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi voglio andare un po' per la mia strada, nel senso non c'è una richiesta specifica, ma mi era venuto oggi mentre strimpellavo un giro di basso nel mio genere preferito, un funk, e ve lo volevo proporre perché non so se è carino o meno, ma c'era degli elementi che secondo me sono interessanti. Allora, a partire dall'accordo su cui è costruito, che è un Mi settima, quindi Mi, Sol diesis, Si, Re, con l'aggiunta, e questa è la particolarità che mi piaceva della basettina che ho fatto, molto easy, con l'aggiunta della nona diesis. Non mi ricordo se ne avevo già parlato, ma soprattutto nel funk, ma che generi jazz ovviamente, non molto spesso nel pop, diciamo, si trovano questi accordi che sarebbe un po' un discorso lungo parlarne da un punto di vista teorico. Andiamo sul pratico. Cosa c'è? C'è una bella dissonanza ovviamente tra la terza maggiore, quindi in questo caso il Sol diesis, e questa nona diesis, che ovviamente nel piano, nel pad che c'è sotto, viene presa all'ottava sopra, appunto nona diesis, altrimenti suonerebbe un macello, suonerebbe più o meno così. La nona diesis, quindi, viene una cosa di questo genere. Col basso, ovviamente, non suona benissimo. Si sentirà meglio con la base. Allora, è un accordo molto di tensione, quindi dove si può anche già gli accordi di dominante sono adatti per uscire un po', no? Per mettere quelle note un po' come piacciono a me, un po' out. Forse ho esagerato un po', però mi era venuto questo in mente. Quindi le note quindi dell'accordo completo sono Mi, Sol diesis, Si naturale, Re e nona diesis, chiamiamolo Sol, sarebbe un Fa doppio diesis, comunque chiamiamolo Sol. Questo è l'accordo. Il groove inizia con uno slide dall'ottavo tasto della corda di Re al nono, quindi subito quarta diesis, La diesis, e quinta, quindi subito una nota di tensione ulteriore a quelle che ci sono nell'accordo, la quarta diesis, classica nota da suonare assolutamente sugli accordi dominanti, quindi quarta diesis e quinta, un po' la scala blues, se vi ricordate. Quindi anulare. Con l'indice prendo la settima minore, quindi il Re naturale. Mi sposto velocemente, perché poi prendo una terza minore, la nona diesis, quindi Fa doppio diesis, chiamiamolo Sol. Quindi, accordo. E poi scendo al Sol, ma all'ottava sotto. Due ghost, tanto trovate sempre scritto, quindi vado veloce oggi, ho pochissimo tempo. Tonica, quindi due note, due sedicesimi attaccati come preferite, con l'accento. Ancora La diesis, quindi ancora tensione, ancora quarta diesis, che io prendo sull'ottavo tasto del Re anche qui. Seconda battuta, faccio questa cosa qui. Quindi tutti i sedicesimi sul primo movimento, dal nono tasto, quindi Si, poi vado sulla corda di Sol, faccio Re diesis, Mi. Quindi un altro classico del fraseggio funk, jazz, quindi settima minore, cromatismo, settima maggiore, ottava. Un'altra
un'altra nota di colore, chiamiamola così, la sesta maggiore. E quindi faccio un sedicesimo sul sesto tasto, do diesis appunto, sesta maggiore, legato, slide sulla settima minore. Potete mettere un trillo d'abbellimento, un vibrato se lo fate con fretless. Quindi questi sono i primi due movimenti della seconda battuta. Terzo movimento, parto dal Fa diesis, quindi dalla nona maggiore, che ho detto no, da Mi parto, dall'ottava, scusate oggi non ci sono, faccio ottava, settima maggiore e qui prendo la nona, ecco. Quindi il Fa diesis sull'undicesimo tasto. Qui io faccio un bello stretching, però ci sono ovviamente altre possibilità, quindi sarebbe questo, come lo prendo io, nono, ottavo, undicesimo, allargo e prendo settimo, slide sul sesto, il decimo sulla corda di re. Ovviamente è un po' un gusto mio. Se vi torna meglio, ovviamente avete altre possibilità. Forse è più facile così. Quindi prendere Re, Do diesis e Do naturale sulla corda di Re. Vedete voi come vi torna meglio. A me torna meglio così. Quindi faccio ottava, settima maggiore, quindi Mi, Re diesis, Fa diesis. Re naturale, settima minore, di nuovo Do diesis, sesta maggiore e un'altra nota out che la possiamo interpretare come sesta minore, quindi come Do naturale, o anche come quinta aumentata, quindi sarebbe un Si diesis, a interpretazione. Facciamo che sia una sesta minore, quindi sesta maggiore, sesta minore. Non mi ricordo più, la terza battuta è identica alla prima, quindi la tralascio. L'ultima battuta faccio questa cosa qui. Quindi, budi, budi, Si, Fa diesis, quindi quinta, nona maggiore, La diesis, Fa naturale, attenzione, qui c'è La bemolle nona, quindi la nona minore, ancora out. Poi cado sull'ottava, sulla tonica, sul Mi. Quindi bubi, bubi, turi, bubi, bubi, settima maggiore, ottava, turi, quindi Re diesis, Mi, Si, e scendo in modo cromatico, quindi il senso cromatico forse. Si, La diesis, La naturale, quindi la quarta giusta in questo caso. Terza minore, terza maggiore, un altro classico. Questi accordi. Faccio quinto, sesto tasto, quindi Sol, Sol diesis, Mi, Ghost e riparto. Andiamo a sentire la sonorità della base. Sentite com'è scura, com'è. Sembra quasi un po' un accordo diminuito, se ci pensate bene, se ci ragionate un po' sopra. Non ha la sonorità ovviamente dell'accordo maggiore, pur avendo al suo interno la terza maggiore. Quindi prendete confidenza con la batteria. Thank you.
Inizio a mettere il groove. Ogni tanto lo metto, poi torno a divertirmi con la batteria. Provateci le note out, se vi piacciono. Ragazzi, io spero vi sia piaciuto questo groovettino funk. Oggi purtroppo sono di fretta, ma ci tenevo a buttarvelo lì. Semmai vi sarà utile come idea per crearne uno vostro, magari seguendo queste piccole nozioni armoniche, quindi sostituzioni, eccetera, eccetera. Oggi purtroppo sono veramente di fretta, devo scappare, ma vi saluto e vi aspetto al prossimo video.